in attesa che arrivino ulteriori disposizioni nazionali, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha ribadito la sua posizione a favore della chiusura totale di tutte le attività alle 18 e per 2 settimane, come richiesto anche da Lombardia e Veneto, le grandi catene a Salerno già chiudono. Intimissimi, Calzedonia, Carpisa, Falconeri, Kiko, Avulab, solo per citare alcuni dei grandi marchi presenti in Corso Vittorio Emanuele a Salerno, la via centrale dello shopping, già da questa mattina hanno abbassato le saracinesche. Chi può contare su una piattaforma parallela di e-commerce invita i clienti ad acquistare i prodotti sul web, ma anche i piccoli negozi hanno preferito fermarsi, sia come tutela per la salute che davanti a spese da sostenere non confortate da analoghe entrate. D'altronde, chi si dedica in queste ore allo shopping superfluo se non per strette necessità? Chi resta aperto invita tramite appositi cartelli al rispetto delle norme igieniche e alla distanza di sicurezza. Si entra uno per volta, ricordano diversi cartelli, e ad aver chiesto il rispetto delle disposizioni è stato ieri direttamente il prefetto di Salerno, che ha emesso una nota nella quale ha dato ordine alle forze di monitorare, con il concorso della Polizia Municipale dei singoli comuni, il rispetto degli orari e delle chiusure, che, lo ricordiamo, sono già totali per attività come estetiste, parrucchieri e barbieri. Da ieri intanto in più comuni ed anche a Salerno un'auto dei vigili urbani diffonde il messaggio che invita a restare a casa e a muoversi solo per necessità strette. Coronavirus, sono dei casi di assembramento, bisogna restare tutti in casa.